ovvio che parlare di questo grandissimo uomo, e non solo a detta mia, ma anche di altre persone che lo hanno conosciuto, è semplice, insomma, il carattere, lo spessore, non solo tecnico, ma soprattutto quello umano, credo che sia stata la base della sua fortuna, e per fortuna intendo la fortuna nel creare un rapporto con altre 18 persone, del resto tra cui 5 o 6 abbastanza particolari, appunto perché dotati di un carattere abbastanza forte. Eppure devo dire che non credo ci sia stato mai un battibecco o un alterco tra ciascuno di noi con Maestrelli. Maestrelli era un uomo che, a discapito di quanto si possa pensare, aveva un carattere molto ma molto forte. Però non ha mai approfittato di questa sua carica, di questa sua veste, perché? Appunto perché aveva questo grande spessore umano, questa grande sensibilità che lo poneva al di sopra delle parti. E credo che tutti noi abbiamo capito di che pasta era fatto quest'uomo. È facile, hai vinto lo scudetto, il primo peraltro, sei arrivato terzo il primo anno, sei arrivato quarto prima che si ammalasse, e quindi i risultati sotto il profilo tecnico parlano abbastanza chiaro. Ma quello che a noi è sempre premuto sottolineare è come ciascuno di noi avesse un rispetto e un affetto particolare per quest'uomo. Io credo che ciascuno di noi, nel momento stesso in cui è venuto a mancare, ha perso qualcosa di familiare, non l'allenatore, e questo te la dice lunga sul rapporto tra noi e Maestrelli. E alla luce di quanto ho detto, mi piace l'idea che alcuni personaggi, un'equipe, si è mossa per portare la figura di Maestrelli in teatro. E quindi io, non a caso, vi invito ad ottobre di presenziare al Teatro Ghioni, dove ci sarà la prima su Maestrelli, per lui l'ultima partita.